E io venivo con una vecchia Porsche e lui con la bici da corsa, e un giorno Pier Silvio ci ha visti, ha guardato la Porsche, ha guardato la bici e ha detto: ma guadagnate uguali voi fichi d'India, perché ha visto questa cosa. Vi ricordo che agli inizi ci pagavano talmente poco che andavamo magari a Roma a fare uno spettacolo per 600.000 lire e ne spendavamo 1.200 e lui tornava a casa faceva i bancomat per far vedere che guadagnavamo, insomma, alla moglie. Abbiamo lavorato con i grandi, con Proietti, con Benigni, abbiamo lavorato con tutti i premi Oscar ed è stata una bella favola. Quando lui è andato in coma io mi sono un po' chiuso in me stesso, non volevo far più niente, i fans sono venuti a suonarmi il campanello per dire di continuare questo spettacolo, di andare avanti perché i fichi non erano finiti. E allora Bruno mi ha guardato negli occhi, perché noi solo con uno sguardo ci capivamo, mi ha detto di andare avanti, ho preso le parrucche, le mie valigie e ho ricominciato. E poi gli ho detto di non spegnere la luna. Lui l'ha spenta, però io la riaccendo.